Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Age of Mythology. Signori, non so se notate lo stage numero 16, buoni consigli. In realtà noi dobbiamo giocare il numero 15, ma ho già giocato questo stage. Il problema è che il programma che utilizzo per registrare il video non mi ha registrato nulla, assolutamente nulla. E dunque adesso tocca rifare questo stage. Dunque signori, mettiamoci in marcia. Gli eroi sono finalmente riuniti ed è giunto il momento di recuperare da Abydos il pezzo di Osiride, sconfiggendo le forze di Khemsit e Camos. Signori, come detto, direi di partire immediatamente e, a differenza dello scorso video dove ho perso tempo, cercherò di fare una cosa un tantino più veloce. Dobbiamo recuperare il pezzo di Osiride prima di andarcene. Presto. Gargarensis e Khemsit stanno per schierare le truppe. Abbiamo ancora qualche alleato qui. Non sono diventati tutti adoratori di Set. Sì, abbiamo amici da queste parti. Ci aiuteranno. I trasporti verranno a prenderci alla prigione. Dobbiamo tenere questa posizione finché non arrivano. Vabbè, è una passeggiata quello che dobbiamo fare. Ve lo spiego io velocemente. Intanto liberiamo magari qua. Non laggare però, cortesemente. Cioè, non ci mettiamo pure con il lag che è un problema. Rompetemi pure sta porta, ho presi tutti, ci verranno a prendere qua sotto dove c'è sta pure sta tartaruga. Qua fuori ci dovrebbero essere delle guardie. Oddio, non ne sono sicurissimo, prima era arrivato qualcuno quando ho rifatto lo stage. Comunque man mano che andiamo avanti vi spiego cosa dobbiamo fare. Per il momento dobbiamo purtroppo attendere qua. Attendiamo, aspettiamo che arrivino le guardie, aspettiamo che arrivino i rinforzi. Sì, dovrebbe essere un tantino più complicato. Ci hanno scoperto. Ammazziamoli male. Fammo fuori tutto, tanto sono degli stupidi questi, non sono davvero nulla di che. Stanno arrivando finalmente anche i trasporti, cos'è? Raggiungiamo i nostri alleati nella loro zona della città. Raggiungiamo gli alleati, un attimino, datemi il tempo, però forse la sbarca qualcun altro, ma chi se ne frega. Io li lascio qua e via. Cioè, ci possiamo mettere a perdere tutto sto tempo qua, che questi qua continuano a fare spawnare gente. Ora, lungo la strada ci stanno delle navi pirati. Nulla di che, con la tartaruga a due navi da guerra riusciamo a distruggere la scioltezza. Anche se forse riusciamo addirittura ad evitarcela perché è salita, quindi sti cazzi. E il nostro scopo è quello di andare qua attualmente, cosa che facciamo immediatamente. E poi dovremmo andare anche da quest'altra parte in maniera rapida, signori. Voglio completare sto livello velocemente. Adesso vi mostro cosa ho fatto io nel video che ho registrato, nella quale effettivamente non si è visto nulla. Avevo perso un bel po' di tempo effettivamente, quando credo che questo stage si possa completare davvero in scioltezza. Oddio, non abbiamo incontrato neanche un pirata a sto giro. Vabbè, buono, buono. Sbarca qua. Su, velocemente. Non so chi è che deve sbarcare, quindi boh, fateli sbarcare in un modo o nell'altro. Stanno a sbarcare? Ok, a posto. Questi me li prendo qua. Ci attaccheranno nel porto. Abbiamo scarse risorse, ma conosciamo bene questa città. Ti aiuteremo a recuperare la reliquia di Osiride. Ok, allora mettiamoci qua. Tu subito vammi a fare delle mura qua, perché da questa parte ci stanno gli avversari, quindi dai di mura. Così. E tu vabbè, torna indietro. Praticamente ve la faccio breve. Io ho prima ripulito sta zona, distrutto questo faro qua. I pirati non potrebbero entrare nella baia. Relativo, secondo me possono entrare tranquillamente nella baia. Non capisco perché sta laggando. Per tenerla al sicuro, si muoverà ancora. Ecco, fra 12 minuti, 13 minuti la sposteranno. E noi dobbiamo andare qua sotto, signori. Dobbiamo uscire alle porte. L'avevano portata parecchio lontana nel video che per l'appunto avevo registrato in precedenza. Dunque, non perdiamo troppo tempo. Voglio semplicemente aumentare d'epoca, signori. Dobbiamo aumentare d'epoca perché voglio mostrarvi una cosa. Quindi ci serve cibo, oro e dobbiamo costruire un mercato. Quindi immediatamente vammi a costruire un mercato. E poi ovviamente dobbiamo fare magari anche un po' di fattorie, un po' di stato, un po' di robe per fare le unità mitiche, perché ci sta.
Guarda, inizia a fare qualche fattoria. E nel frattempo fammo pure potenziamenti. Per il momento cerchiamo di fare i potenziamenti. Tu vammi a cacciare un po' dagli animali. Ci sta pure cacciare qualche pecorella. Sti potenziamenti qua, oddio, per il momento quasi lascerei stare. Sì, però ti prego, non laggare così tanto. Come detto, signori, voglio fare una cosa abbastanza veloce. Allora, tu che sei qua, tu intanto falle di pietra ste mura. Tu, proprio tu, non il muro, grazie mille. Iniziamo a fare qualche torretta a difesa di sto luogo. Ecco, vedi, ci stanno già attaccando. Ci stanno già attaccando e ci attaccheranno da qua sotto, perché credo faccio nel giro a sto punto. Faranno il giro da qua sotto, immagino. No, ma mi hanno ammazzato malamente quello. Ma non si fa così. E nulla, là sono sbarcati. Da qua sono sbarcati. Vabbè, dobbiamo aprire le porte. Ho capito. Fammo la porta. E niente, hanno fatto il giro come immaginavo. Dobbiamo fare le mura anche giù. Ok. Potrebbe essere un problema, sapete? Stanno facendo parecchio danno sti stronzi. Riusciamo a fare fuori sto scarabeo maledetto? Avete ammazzato tutti quelli che ci stavano qua? Bravissimi, bravissimi. Allora, voi tre, per il momento, fatemi le torrette qua, perché, come detto, non c'ho voglia di perdere troppo tempo. Abbiamo le mura di pietra, quindi ottimo. Guarda sto stronzo qua sotto che ci deve massacrare male. Fatelo fuori, mentre voi altri andate a fare pure delle mura qua, così non ci rompono più le scatole questi stronzi. Guarda, fammele partire da qua fino a qua e via. Che cos'è? Cioè, poi diventano troppo insistenti questi stronzi. Mo, mettetevi qua. Anche tu vieni qua, anzi tu vammi a potenziare l'oro e tu vai a fare oro. C'è sta altra gente da qualche parte? Sì, abbiamo questo qua. E possiamo avanzare d'epoca? No, non possiamo avanzare perché ci manca cibo e oro. Vabbè, va bene, fammo gente. Perché ci serve, come detto, sia il cibo che l'oro. Poi appena abbiamo abbastanza gente utilizziamo anche i poteri e ci andiamo a conquistare quello. Mancano 5 minuti, quindi al massimo lo sposteranno una volta. Oddio, quasi quasi non glielo farei neanche spostare. Quasi quasi farei una cosa proprio aggressivissima. Lo porto subito là e via. Che dite? Ci proviamo? Secondo me si può fare. Secondo me si può fare. Qua lasciamo solamente il faraone che potenzia l'oro. Quelle torri difendono la reliquia. Distruggetele tutte. Vabbè, non è un problema. Adesso le distruggiamo. Guarda, io ti faccio spawnare pure questi. Faccio spawnare sia questi che ci danno manforte. Così ammazziamo tutti. Ecco, distruggete questo. E per l'appunto ci conquistiamo sta reliquia. Distruggi sta porta. Sì, ci prendiamo la reliquia velocemente, sti cazzi. Perdiamo troppo tempo su via. Una volta fatta fuori le torrette qua e la porta, non dovremmo avere più grosse difficoltà. Le reliquie non la sposteranno più. Ci conquistiamo sta zona e vi faccio vedere altro, perché comunque c'è una cosa che voglio mostrarvi assolutamente. Non riuscite in alcun modo a entrare qua dentro in maniera più rapida? Scusate. Ok, questa l'hanno fatta fuori ed è un'ottima cosa. Adesso attaccate pure questa che ci sta dando parecchio fastidio. Perlomeno li sfruttiamo in questo modo i poteri. Io li avevo sfruttati dall'altro lato, ma è abbastanza inutile come roba sfruttarli dall'altro lato. Qua sta arrivando un po' di gente. Serpentelli, ci date una mano? Ok. La reliquia è nostra. Adesso magari ci andiamo qua dentro, signori. E ci stiamo a difesa di sta zona. Che dite? Statevi qua. Statevi buoni però. Riuscite a starvi buoni? Cioè nel senso, state qua. Tranquillissimi. Tempo di fare roba, statevi qua. Magari mi vado a prendere pure qualche costruttore, qualcuno, non lo so, ma vediamo. Allora, qua abbiamo gente che deve andare a fare oro. E anche questi qua rimando quasi quasi a fare oro qua sotto. Quindi andate a costruire questo velocemente. Aia di potenziamento, ci manca la legna, non ho messo nessuno a fare legna. Vabbè, ci mettiamo questi, dai. Ma qua ci stanno attaccando male. Potrebbe essere un problema? Secondo me sì. Fammo due torrette qua.
prima di fare oro, prima di fare legna. Fate le torette perché sennò ammazzano malissimo, non ci abbiamo concluso nulla. Vai così e ancora non possiamo avanzare l'epoca, se ve lo state chiedendo. È tosta, tosta. Distruggi questo. Che questo. Distruggi un po' tutti. Guarda questi, non mi dovete morire così però. Signori, non dovete morirmi così. Fate fuori sto coso. Aggressivissimi. Sono davvero aggressivissimi. È perché io giustamente lasciavo l'esercito qua a difesa. Mentre adesso, cioè, potrei già completarlo lo stage, però voglio mostrarvi una cosa velocemente se riusciamo. Ok, è morto. Andate a fare oro immediatamente. Fregatene, fregatene, potenzia l'oro. Andate a fare tutti quanti oro. Qua sta ancora spawnando gente. Avete costruito queste cose? Scusatemi, andate via, andate via. Possiamo potenziarsi, possiamo fare qua i piccioni. Vabbè, ricostruitemi le mura magari. Allora aspetta un attimo un po' a fare oro. Attaccano malissimo sti stronzi. Guarda qua quanto danno. Ma lo volete fare fuori? Che cos'è? Mo da qua a qua. Velocemente, su. Così evitiamo ogni sorta di problema. E voi tre a fare invece legna. Ok, che potrei mettere più gente a fare oro, però ci serve anche il cibo. Abbiamo bisogno di cibo. Questi giustamente se ne stanno andando un po' per i cazzi propri. E questa cosa a me non piace assolutamente, perché io gli ho detto di starsi a casa. Dovevano starsi qua. E invece se ne vanno in giro a morire male. Dimmi tu, tornate qua. Cioè, se dovete ammazzare gente, dovete ammazzarla mentre state qua. Allora, io ho fatto tornare indietro quello, anche perché poi dobbiamo fare altro. Però magari quasi uno lo manderei a difesa. Cioè, nel senso, lo facciamo imbarcare, gli facciamo costruire un po' di roba interessante. Tu sei una nave da trasporto, torna indietro anche se sei praticamente distrutta. E qua ci stanno attaccando, no? E qua stanno attaccando le porte. Va bene, dai, non è un grossissimo problema. Voi andate a fare un po' di legna perché ne abbiamo poca. Abbiamo poca legna, ci serve anche la legna. Mentre voi mi andate a fare 4 fattorie, signori. Siete in 4, abbiamo bisogno di cibo, quindi fate 4 fattorie e via. E andiamo a utilizzare anche il potere che ci fa raccogliere oro più velocemente, sti cazzi. Per un bel po' di tempo, per 40 secondi raccogliamo legna abbastanza velocemente. Qua abbiamo subito dei danni, ma boh, non credo ci interessi poi più di tanto. Nel tempio attualmente non posso fare un granché, perché prima dobbiamo costruire le statue. Quindi iniziamo a costruire queste statue, perché abbiamo bisogno anche di fare i favori. Abbiamo bisogno obbligatoriamente dei favori. Adesso cerchiamo di accumulare un bel po' di cibo. Oddio, volendo potrei anche comprare un po' di cibo. Ci sta, no? Tanto l'oro ce l'abbiamo per il momento. Così fanno un potenziamento sti cazzi. Dai, eh. Allora, se notate, qua abbiamo Tot con la fenice e la meteora e la tartaruga. La fenice è abbastanza carina perché attacca a distanza con il fuoco. È figa la fenice. La vedremo in futuro, però, perché possiamo sbloccare Osiride, signori. E Osiride ci dà il nuovo regno che ci permette di avere due faraoni. E in più abbiamo il figlio di Osiride, signori, che è un'unità devastante. Oltre alla mummia, che non è male, è abbastanza forte. Ma il figlio di Osiride, signori, è qualcosa di devastante. Quindi andiamo di figlio di Osiride. E voi che state a fare qua? Niente? Fatemi in accademia allora, in accademia, sì, vai qua, costruisci e poi mi fate magari anche un'armeria. Così potenziamo un pochettino i soldati, anche se non credo ne avremmo un grosso bisogno. Mentre qua dovrebbe essere arrivata una nave? L'ho mandata già qua, no? Forse l'ho semplicemente fatto imbarcare. Quindi vai qua, così magari ci difendiamo. La gente che c'è stava qua se n'è andata in giro. Se n'è andata in giro. Dimmi tu, ormai fatemi fuori sta toretta. Se siete qua, non me ne andate troppo in giro. Fatemi fuori la toretta e via.
Ma scusate, tempo restante per lo spostamento della reliquia? Cosa è mia la reliquia? Non è che me la potete teletrasportare così a random. Scusate, non si fa. Allora, quello è arrivato, sì. Dunque, sbarca. Okay. E mo questo ce lo portiamo qua sotto. E ci costruiamo due belle torette qua a difesa. E voglio vedere. Guarda qua, si stronzi. Fallo volare, bravissimo, bravissimo. Mo torna qua però, perché sei morto, magari mandiamo lui. Cioè non ti fare ammazzare così, Ayace. Su. Fate fuori sto stronzo. Che ha fatto volare via. E mo fatemi fuori questo. Oh signori, finalmente possiamo fare il figlio di Osiride. Vi mostro il potere del figlio di Osiride. Signori, basta, tornate a casa. Non è che ci possiamo mettere qua ogni nanosecondo. Tu vieni qua e fallo fuori. Mettiti qua davanti, che sono sicuro che puoi attaccare alla distanza e via. Allora, figlio di Osiride, immediatamente. Però prima, aspetta un attimo. Qua riusciamo a resistere senza morire male. Cioè stanno a fare fuori la gente. Mettetevi da questa parte. Mettetevi qua sotto, così non dovrebbero arrivarci a colpirvi. Si spera, si spera. Se si concentrano magari sulle mura, sulle strutture e via. Allora, stava a dire, tanto il nuovo regno non lo possiamo fare perché ci mancano i fulmini. Va bene, dobbiamo fare le statue. Dobbiamo fare le statue, dai, di statua. Poi, qua farei un po' di gente perché onestamente mi sono rotto. E la fammo spawnare magari qua, per il momento. Anche se comunque sono riusciti a farli fuori. Oddio, qua continuano ad attaccarci questi. Ce l'hanno proprio con i cittadini. Cioè, non c'è peggio. Non se la prendono con i cittadini, non c'è peggio. E ok, qua sta spawnando un po' di gente. Mentre qua dentro questo lo possiamo ricercare. Ok, ottimo. Beh, lei diventerà potentissimo. Signori, figlio di Osiride. Devastante, vi assicuro che è devastante. Per il momento lo lascerei qua in difesa. Voglio creare anche le mummie. E visto che abbiamo ricercato il nuovo regno, è apparso un ulteriore faraone. Guardate che devasto, signori. Guardate, figlio di Osiride è fottutamente devastante. Distrugge qualsiasi cosa con i suoi fulmini. E in più colpisce in combo. Attacca questo e colpisce quelle vicine. Scusa, cosa appartiene a Ken? Ma cosa hai fatto? Non l'ho ben capita. Ma è qua la cosa. Non te la puoi prendere così. Scusa, cioè non ci avrebbe minimamente senso. Vabbè, signori, voi vi dovete stare qua. Mi state facendo girare un tantino i cosiddetti. E che cos'è? Senti, giusto per sbrigarci un po' prima, magari un tempio lo facciamo qua? Non so se blocco la strada al passaggio di questa. Bene, nel caso distruggo un pochettino. Dunque, niente. Distruggetemi sto pezzo di muro. Statevi fermi qua. Così magari passiamo, nel caso. E dai di piccioni, dai di piccioni. Guarda come attaccano qua con le torette. Riusciamo a difenderci abbastanza agevolmente. Sì, dai, abbiamo fatto benissimo a mettere due torette qua in difesa. Però tu mi devi costruire sto tempio. Mi stai a fare girare le palle, te lo dico. Avete visto, signori, il potere devastante del figlio di Osiride? Eh? Fa davvero il devasto. Riusciamo ad attaccare questi da qua? Riuscissimo ad attaccare da qua sarebbe il top. Ok, ok. Adesso riesci ad attaccare pure questo? Mi togli un botto di PV, signori. È fortissimo contro le unità mitiche. Fa un casino di danno. Quale mura stanno per crollare, ma sti cazzi. Cioè, nel senso, gli metto l'esercito qua e non dovremmo avere grossi problemi. Oro ne abbiamo, cibo ne abbiamo. E questo cosa fa? Potenzia le mumme? Sì, assolutamente sì. Città dei morti, rende i faraoni. Ritorno rapido più in vita. Beh, oddio, io avevo sbloccato praticamente tutto nella run che non avete visto. Cioè, stanno anche gli anubiti che vorrei mostrarvi. Però non mancano i fulmini. Vabbè, iniziamo a fare le ricerche.
Ma no, è rimasto bloccato qua la reliquia, ma dimmi tu. E se buttate giù quest'altro pezzo di muro riesce a passare? Secondo me devo buttare giù obbligatoriamente la torretta. Poi vabbè, sti cazzi, tanto la buttiamo giù all'ultimo. Qua invece iniziamo a fare poi spawnare la gente da qua dentro. E iniziamo a fare pure questo. Questo qua gli sto a fare costruire la statua qua dentro. Secondo me ci sta pure la statua dedicata agli dei in questa zona. Li costruiamo proprio nel loro territorio. È morto un eroe, eh? E giustamente se ne vanno per i cazzi loro, gli eroi, e ci vogliono male. Sti cazzo di eroi. Fammo svegliare l'eroe. Recuperiamo l'eroe. Che poi è sempre lei, eh? Sempre Amandra, che se ne va in giro per i cazzi suoi. E non c'è peggio. C'è peggio. E allora, Amandra, che dobbiamo fare? Ce ne torniamo a casa, per favore? Mo riesce a passare? No, dobbiamo poi distruggere la cosa, dottoretta. Va bene, va bene. Allora, questo lo possiamo fare? Sì, fai uno di questo. E poi ci servono i fulmini per fare altro. Gli anobiti, signori, sono velocissimi. Li abbiamo visti dai nemici. Però dovrebbero pure saltare, se non sbaglio. Del tipo, se io clicco su queste mura, ma che ci mettiamo a una distanza. Se io clicco sulle mura, dovrebbero saltare, se non sbaglio, no? Oddio, forse lo fanno solamente con i soldati. E infatti, vedete che salto, che buzz. Quando buzzano fanno ancora più danno. Sono fortissimi, sono veloci. È un'ottima unità. Ma la mummia, signori, è fottutamente devastante. Adesso ve la voglio mostrare. Ma prima fammo... dove stiamo andando? Cioè, stanno attaccando male? Va bene, va bene. No, tu sei un lavoratore. Dov'è il... figlio di Osiride, scusate. Io volevo portarmi onestamente il figlio di Osiride dall'altra parte, che c'è morto il figlio di Osiride. Ah, eccolo dov'era, si era nascosto in mezzo alle nai. Ma dimmi tu, mi aveva fatto venire un colpo. Ho detto, ma dov'è finito? Che cos'è? Allora, portiamolo da quest'altra parte. So che potrebbe tornare utile là, ma sti cazzi, signori, non ce ne facciamo assolutamente nulla più di quella zona. Lo fammo sbarcare qua, che ci dà una grandissima mano. E conquistiamo la zona. Subito, cioè conquistiamo la zona. Terminiamo la partita. Mo la finite di attaccare. Basta, statevi qua. Butta giù sta torretta. Ok. E con la reliquia, signori, visto che adesso ci siamo. Aspetta, ci siamo? No, ci manca ancora la mummia. Fammo due mummie, riusciamo? Ok. Aspettiamo che si creino le due mummie e poi andiamo. Ecco qua la prima mummia, signori, che comunque non ha tantissimo attacco, ma evoca i succubi. E i succubi sono devastanti, sono davvero devastanti. E comunque è abbastanza figa la mummia. È gigantesca in confronto a tutti gli altri. Basta, su, e che cos'è? Il vendicatore è devastante con il suo fulmine. Quanto manca per la mummia? Magari ne facciamo un'altra? No, non riusciamo. Dovrebbe spawnare un'altra mummia. Ne ho fatte due. Ando sta? Questa è nostra? Sì, è nostra. Ok. Va bene, a posto. Era spawnata. Non so dove se n'era andata, però ok. Dunque, se noi passiamo da questa parte, con calma, signori, non andiamo troppo veloci, perché poi cioè perdiamo il carro. Fatemi fuori quello, magari, che se sta avvicinando. Se ne va per i cazzi suoi. Ho detto no, ma chi me lo fa fare? Sono da solo. Scusate, da questa parte. Scusa? Di qua? Che cos'è? Ci impagliamo in questo modo, per favore. Scendi qua. Dimmi tu. Se stanno a impallare, se stanno a impallare. Comunque, se riusciamo a scendere, non sarebbe male. Dobbiamo andare qua sotto e distruggere le mura. Cioè, sta semplicemente questa difesa, non c'è nient'altro. È quella torretta là sotto. Sti cazzi dalla torretta. Quella mummia che con nonchalance aiuta il carro ad andare avanti. E poi, signori, basta. Non perdiamo troppo tempo. Che già mi sono rotto di sto stage, che ho ripetuto ben due volte. Quello che bisognerebbe fare sarebbe distruggere il faro per non far arrivare più i pirati qua sotto a rompere le palle. Ma
Signori, sti cazzi. Cioè, sti cazzi. Fammo così. Sbrighiamo nettamente prima. Una volta buttata giù la porta, dobbiamo semplicemente raggiungere questa bandiera. E il gioco è fatto. Completiamo lo stage abbastanza velocemente, anche perché fa un caldo boia. Non c'ho voglia di stare troppo tempo a registrare. Mi sa che per questo episodio comunque vedremo solamente questo stage, signori. Che come detto so stanco. Ho registrato in precedenza e non mi ha registrato nulla, quindi sti cazzi, fammo così. Allora, carro, che fa? Mi raggiunge questa posizione? Sì, però dai, signori, aumentate un attimino il passo. Troppo lenti, troppo lenti. Su, via. No, è diventato... No, raccogli sto coso. Dimmi tu. Come ha fatto a diventare degli avversari? Che cosa c'era degli avversari? Ma, carro! E niente. Dimmi tu. Dove cazzo se ne sta andando il carro? Ma scusate, ma perché non segue gli ordini? Ma non si fa così. Su che ci sei, dai. Oh mamma, con quale lentezza. Signori, abbiamo ottenuto finalmente la vittoria. Ora, signori, so che non è seguitissima questa serie, ma vorrei comunque continuarla a portare fino alla fine, anche perché io, come detto più volte, adoro Age of Mythology. E dunque, o voi che seguite questa serie fino alla fine, mi raccomando, signori, lasciate like, commentate, condividete a palla, mi raccomando, condividete a palla, in modo da rendere più visibile questa seriozza un po' a tutto YouTube, a tutto il mondo di YouTube. E detto ciò, signori, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!